Ospiti nei nostri studi di Battipaglia 1929, oggi lo staff operativo di Samarcanda. Innanzitutto con Francesco D'Andrea spieghiamo che cos'è Samarcanda. Se mi permetti, vorrei fare un piccolo passaggio indietro, veloce, molto veloce. Io ho intrapreso la passione per il teatro per merito di una persona, Gianni Agnifili, che è il pioniere del teatro a Battipaglia. Lui insieme con altri giovani ci ha portato a capire cos'è il teatro ed abbiamo fatto teatro con lui. Abbiamo fatto Il Malato Immaginario, abbiamo fatto L'Avaro, parliamo degli anni 69-70, gli anni duri delle contestazioni giovanili, e tutti noi ci siamo impegnati in questa cosa. Quindi un'esperienza cinquantennale d'oltre. Infatti sì. E quindi da lì è nata questa passione del teatro a livello attoriale. Infatti facevo Mastro Giacomo nell'Avaro di Molière ed ebbi pure molto successo. Poi dopo un periodo di ferma mi ricontattò Gianni Agnifili nel 1994-95, che voleva riprendere quel ragionamento perché le esperienze che aveva avuto in questi anni non erano state soddisfacenti. Dice: riprendiamo il discorso che è stato l'unico momento in cui io ho veramente avuto gratificazioni. E mi chiese di riprendere, radunai attorno a me i vecchi e radunai i nuovi cercando di portare avanti il suo concetto. Purtroppo dopo poco Gianni si è ammalato e purtroppo se n'è andato. Mi sono sentito investito moralmente di continuare il suo lavoro, però l'ho pensato in modo diverso, non impegnandomi più dal punto di vista attoriale o dal punto di vista di regista, ma impegnandomi dal punto di vista organizzativo, perché ho capito che era importante tenere un'organizzazione buona per la troppa burocrazia che c'è per poter andare avanti. Penso di aver avuto successo, che dopo 25 anni esiste ancora. Quindi fondai Samarcanda con l'intento di portare laboratori teatrali tenuti da Pasquale De Cristoforo, da Gennaro Colanci, da Gaetano Stella, e successivamente portai il teatro fatto di conseguenza del laboratorio teatrale. È stata un'esperienza buona, abbiamo fatto centinaia di spettacoli, continuiamo ancora a farli. 5 anni fa la mia strada si è congiunta con quella di Enzo Fauci, una persona corretta, per bene, e soprattutto un grande artista che non ha intrapreso la strada professionale perché ha i titoli per poterlo fare, la strada professionale perché oramai lui ritiene di essere già di età. Invece non è vero, lui potrebbe continuare ancora a farlo meglio di tanti professionisti che ci sono nella zona. Allora diamo la parola ad Enzo Fauci e veniamo ad oggi. Che cosa Samarcanda sta rappresentando per la nostra città in questo tessuto sociale veramente da punto interrogativo? Il teatro è un'espressione culturale. Enzo, insomma, in breve tempo facci un excursus rapido della vostra attività. Beh, pochissimo tempo, ma per dire tantissime cose, perché Samarcanda Teatro è impegnato annualmente nell'organizzazione di una rassegna teatrale qui a Battipaglia, ed è una rassegna teatrale quest'anno dispiegata addirittura in 4 edizioni, chiamiamole così, stagionali. Sta per partire la stagione primavera 2019 proprio domani, 31 di marzo. È una rassegna teatrale che ovviamente permette a questa città di ospitare delle eccellenze del teatro amatoriale, non solo a volte anche regionale, ma soprattutto ci permette di scambiare questa nostra esperienza con tanti bravi e talentuosi addetti ai lavori. E con questa, come dire, attività continuativa, che ovviamente è parallela ai nostri lavori, alla realizzazione dei nostri spettacoli teatrali, noi permettiamo anche, come dire, a questa città, ma le cose stanno andando davvero bene, meglio, di uscire un po' dal torpore culturale e di avvicinarsi a questa meravigliosa realtà artistica e culturale che è il teatro.